Buongiorno a tutti ed eccoci qui al primo video del gruppo di lavoro verso la professione FOIV. Gli ordini degli ingegneri sono enti pubblici non economici sotto l'alta vigilanza del Ministero di Giustizia. In ogni provincia è costituito un ordine degli ingegneri con sede nel comune capoluogo, a cui possono iscriversi coloro che hanno superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere. Lo Stato affida all'Ordine il compito di tenere aggiornato l'albo degli iscritti con il fine di tutelare la collettività, garantendo la qualità del lavoro svolto dai professionisti. Ogni ingegnere in possesso dell'abilitazione può quindi chiedere l'iscrizione all'interno dell'albo del proprio ordine professionale e viene così automaticamente registrato anche in quello unico nazionale. Il Consiglio dell'Ordine è l'organo che delibera in merito a tutte le attività ordinistiche nel rispetto della volontà espressa dall'Assemblea degli iscritti. I consiglieri possono essere da un minimo di 7 a un massimo di 15, in rapporto al numero degli iscritti all'ordine dai quali vengono eletti. La durata di ogni mandato è di 4 anni ed è possibile svolgere un massimo di 2 mandati consecutivi. Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il presidente, che ne è il rappresentante legale, il segretario e il tesoriere. A queste cariche istituzionali può essere aggiunta la figura del vicepresidente. Il Consiglio di Disciplina Territoriale è istituito presso il Consiglio dell'Ordine ed opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa. Ad esso sono affidati i compiti disciplinari e di vigilanza sugli abusi o sulle mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione. Per questo video è tutto e mi raccomando, seguite i prossimi aggiornamenti nei video successivi.